Ciao bellissimi, il video di oggi non ho il tempo di farlo. Inizia quel periodo dell'anno che dura da qua fino a marzo di pure semplice follia. Ma oggi ci riuniamo con gioia perché vi faccio vedere cosa ho ricevuto come regali di compleanno. Devo dire la verità, il regalo più apprezzato da fuori sede sono i soldi. Non mi serviva né desideravo moltissime cose. Se potessi chiedere un regalo, chiederei di non pagare mai più un affitto, ma non si può fare. Però i regali che mi sono arrivati sono comunque bellissimi, quindi non vedo l'ora di farveli vedere. Non so bene come muovermi. Andrei da quelli più generici barra beauty simili a quelli più culturali, artistici. Quindi partiamo subito con vestiario barra trucco. In questa categoria ci sono 3 giga regali. Il primo l'avete già visto perché era nei essentials per l'inverno e l'autunno ed è effettivamente questo cappotto di mango, che è sicuramente costoso, ma mi serviva un bel cappotto con una buonissima percentuale di lana, perché avevo già comprato praticamente 2 cappotti che si sono disintegrati perché erano economici e avevano dei materiali orrendi. Quindi ne ho comprato uno spendendo un po' di più, in realtà mi è stato regalato poi dalla mia mamma, più però almeno tiene veramente caldo, è ben fatto, è bello e lo sto mettendo praticamente tutti i giorni e lo amo profondamente. Un altro capo di vestiario che volevo da una vita, ma cioè nel senso mi serviva, ma non è una di quelle cose che mi piacciono particolarmente o che metterei nella vita di tutti i giorni. Non l'ho mai pensato come regalo, poi sono incappata in questo. C'è ancora l'etichetta perché non l'ho ricevuto ieri. È questo ed è un pile della Columbia, che in teoria doveva essere rosso, invece è color granata, che ci piaceva di più rosso, però va bene uguale. È praticamente un ottimo pile, a me serve veramente da una vita. In questo istante in realtà non mi serve più così tanto, però è sempre una cosa utile. Qua a Milano in tantissimi lo mettono, soprattutto quando fa molto molto freddo, solo che i pile a me mettono tristezza, invece un pile di un bel colore, bello. Se volete acquistarlo vi lascio il link qua sotto in descrizione, perché l'ho preso su Amazon. Sappiate che veste enorme, cioè quella taglia che ho io è l'XS e mi va veramente morbida, quindi così, consigli per gli acquisti. Passiamo al penultimo regalo beauty related, perché l'ultimo è il più bello di tutti, quindi. Ed è questo, il Twilly di Hermès Paris, che tra l'altro ha uno dei packaging più carini di sempre. Il problema è che è caro come il sangue, cioè tutti i profumi sono ridicolmente cari, ma questo, per questa quantità di profumo, è veramente carissimo. Quindi non penso che lo comprerò più, però come regalo è stato apprezzatissimo perché mi piace da morire. È un... io non sono in grado di descrivere i profumi, è una fragranza molto calda, molto speziata, ma tanto come tutti i profumi cambia da pelle a pelle, quindi prima di acquistare un profumo chiedete un tester. Io faccio sempre così, non ho mai comprato un profumo senza un tester prima. E un... il regalo più bello. Questo qua è il Kanken Okra, che è il colore che volevo fin dall'inizio, solo che quando l'ho comprato io non era più in stock e quindi ho deciso di prendere il Plum, che comunque mi ha dato un sacco di soddisfazione, mi piace un sacco. Qual è il problema? Perché ne ho presi 2 identici, solo cambiando il colore. A parte che se una cosa funziona benissimo, secondo me ha senso comprarne 2. Però semplicemente perché il Kanken in generale io non l'avevo mai avuto e per lavarlo, soprattutto le prime volte, l'ho praticamente rovinato irrimediabilmente, perché appunto non sapevo come curare lo zaino. Quello si è andato a rovinare, quindi da lì in poi è andato in distruzione più totale e non si può più tornare indietro. Quindi per quanto io lo continui ad utilizzare tutti i santi giorni, questo sarà il mio zaino più professionale, nel senso che sarà lo zaino che utilizzerò durante gli incontri di lavoro, a lezione, mentre l'altro Kanken lo terrò per avventure, montagne, viaggi e non so più come dirlo, il Kanken laptop. Per laptop è importante perché cambiano le spalline, oltre al fatto che ha la tasca per il computer. Cioè, è lo zaino più comodo che io abbia mai avuto nella mia vita. Io utilizzo computer da sempre, me li sono portata in giro da sempre e da quando ho il Kanken io non soffro più nulla. Una volta che ve lo mettete sulle spalle potete caricarlo di qualunque cosa, nulla. Quindi
Velocemente i regali che non ho qua, perché quando sono scesa a Genova avevo già la valigia relativamente piena e rotta, il borsone in realtà, e quando sono tornata su era sempre relativamente pieno e rotto, quindi aggiungerci altro peso non sarebbe stata una grande idea. Ma tre regali che amo e che sono rimasti a Genova sono la coperta con le maniche. Le mie migliori amiche me l'hanno regalata. Metterò una foto dimostrativa perché non ce l'ho dietro, però è la cosa migliore del mondo e l'idea regalo più bella in assoluto. Il problema è che è controproducente, perché chi la riceve non ne vuole più uscire. Mi hanno regalato anche un paio di candele e anche qui mi hanno comprato delle Yankee Candle Home Essential, che è una linea di Yankee Candle che non ho mai visto e che è praticamente introvabile, non so come abbiano fatto, però grazie. L'ultimo regalo che non ho qui, ma che spero di portare a Milano il prima possibile, che chi mi segue su Instagram ha già visto perché ho pubblicato storie e tutto, è il vinile di The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, che mi è stato regalato dalle stesse persone che mi ha regalato il vinile alla mia laurea. Il problema è che sia i vinili che il giradischi, ho detto vinile vero prima invece che giradischi, i vinili che i giradischi sono molto delicati e io ho il terrore di romperli, quindi ogni volta che io vengo su a Milano non li porto, perché vado in treno di base, e quindi niente, non ce l'abbiamo. Però l'ho ascoltato tutti i weekend che ero a Genova, amo profondamente, è un disco bellissimo e al momento la mia collezione di vinili è a quota 4, però puntiamo ad allargarla. L'ultimo regalo di mezzo, che poi passiamo a quelli culturali e artistici, è della cioccolata. Questo non so quanto dica di me, ma mi è stato regalato della cioccolata, ed è la cioccolata incredibile, a quanto ho capito in realtà io non l'ho ancora mangiata, pardon. Mi ha regalato una foresta di cioccolato, che buon profumo, e una cosa meravigliosa che ho paura di aprire perché ho paura di non chiuderla mai più, è questa, ovvero la godinella spalmabile, che è una crema di nocciole e cacao. Hell. It's for the way you look. Capite perché non voglio aprirla, vero? Perché è pericolosa questa cosa. Regali libreschi. Quest'anno non ho ricevuto praticamente libri, perché sono in fioretto di non comprare più libri. Non ho dato una wishlist libresca alle persone che mi fanno i regali, quindi non si sono azzardati a regalarmeli. Bravi, anni di insegnamento funzionanti. Quindi quelli li chiederò per Natale, quando comunque il mio fioretto sarà più o meno finito. Mentre quest'anno mi sono arrivate però sia un libro, c'è in realtà, però non è libro, sia cose a tema libro, perché avendo paura di regalarmi libri sbagliati mi ha regalato cose a tema libro. Segna libri un po' trescini ma adorabili, uno c'è un cactus, che hanno l'elastico, quindi si legano sulle pagine e non si muovono più, che è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Quindi faccio vedere prima la cosa più fica o prima i libri. Prima la cosa più fica, che tra l'altro sono mezze collegate. La cosa più figa, che è proprio una roba da farvi regalare, quindi occhio a Natale, che trovate su Amazon, io non so se no dove comprarli, sono gli Art Oracles, ovvero una serie di tarocchi a tema artisti. Cosa vuol dire? È un progetto grafico splendido, curato da, illustrato da Mikkel Sommer. Non è altro che una serie di carte che si possono effettivamente leggere come tarocchi, perché ogni carta ha una risposta a problemi di vita, lavoro e ispirazione, ma in realtà le carte sono artisti. A parte che sono bellissime, sono anche molto carine da giocare così. Ora io ne pesco una, due o tre a caso. Ce ne sono veramente tante, quindi è anche probabile che voi non conosciate tutti gli artisti qua dentro, e quindi si può sempre approfondire sia sul foglietto illustrativo che su internet. Già ne ho scoperti un paio che non conoscevo mai. Ne ho pescati tre che vi faccio vedere poi più da vicino. Uno è Yves Klein, che è il creatore del Blue Klein, Pablo Picasso e Orlan. Proviamo a leggere ad esempio la risposta ai problemi della vita di Picasso è se non puoi essere niente, sii prolifico. La risposta a problemi di lavoro di Picasso è scegli di avere tutti gli stili che puoi amare. La risposta all'ispirazione di Pablo Picasso è crea qualcosa che vale la pena impersonare. E quindi ogni carta ha questo tipo di risposte, e che ti ispirano in talmente tanti modi che io vorrei semplicemente appiccicarle tutte al muro e fare un enorme muro di artisti, ma non si può fare. Devo dire che mi danno una gioia immensa. Secondo me sono proprio belle, cioè sono un qualcosa da cui apprendere, con cui farsi due risate, con cui tirarsi sul morale. Amo. Ultimo regalo, che è ne dovrebbero mancare magari un paio, però insomma
chissà quando li riceverò, l'ultimo regalo effettivo è un libro. E io qua ne ho tre, perché? Il libro in questione è questo, ed è il Taschen Basic Art 2.0 di Michelangelo, e gli altri due libri che ho sono sempre il Taschen Basic Art 2.0 di Warhol e Pollock. Perché? Io ho iniziato questa collezione ormai uno o due anni fa, ve ne avevo parlato da qualche parte, e amo questa serie di libri perché non solo è esteticamente strepitosa e costa molto poco, ma è perfetta per chi come me ha studiato arte, vuole ripassare alcune cose, oppure per chi non ha, sa assolutamente niente di arte, quindi vuole approcciarsi ad alcuni artisti. Perché per quanto io per il momento abbia comprato solo artisti specifici, ci sono anche tematiche generali, periodi. Questa mia passione ormai è un mio regalo di compleanno barra festività da anni, appunto, e mio padre generalmente mi regala, infatti questo è un suo regalo, solo che si è appassionato anche lui, e quindi io gli regalo i Taschen sempre, io gli regalo alcuni Taschen, lui mi regala altri Taschen, quindi stiamo facendo una collezione unica in due. Infatti al momento ne abbiamo anche parecchi in realtà. E questi due qua sono gli ultimi due che io ho regalato al suo compleanno a ottobre, e ora lui li ha finiti e io volevo leggerli, quindi me li sono portati su. Tra l'altro sono una persona veramente egoista, perché io chiedo quelli che voglio io, tipo Michelangelo mi piaceva, ne volevo un altro ma non era disponibile, quindi Michelangelo va benissimo perché non vedevo l'ora di ripassarlo ed è uno dei miei artisti preferiti. Ma io regalo a mio padre generalmente i Taschen che io voglio leggere, quindi che a lui interessi o no Pollock gli interesserà. Quindi questi erano tutti i miei regali di compleanno, spero che vi siano piaciuti. Scrivetemi qua sotto qual è il vostro regalo preferito, tutti i prodotti che vi posso linkare perché si trovano su Amazon ve li linko qua sotto, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao bellissimi!